Buonasera, benvenuti a Librinia, siamo al bar 019, questa sera siamo in compagnia dello scrittore Nicola De Falco con il suo thriller edito da Altro Mondo. Buonasera Nicola, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto. Allora, io spesso mi soffermo sui titoli dei libri perché diciamo sono un indizio importante per capire di che cosa parliamo. Perché thrillers? Feeders è un termine coniato da me che voleva andare a riprendere i termini inglesi fear, quindi paura, e less, senza paura, in modo da identificare appunto questi ragazzi come dei ragazzi che non provano paura. In realtà il tuo è un libro che appunto, come già ci hai accennato, parte dalla paura. È una fantasy che tu esamini le paure, le fragilità dei tuoi personaggi e che cosa fai? Sì, in effetti i nostri protagonisti dovranno confrontarsi oltre che con tutte le tematiche della loro età, perché stiamo parlando sempre di adolescenti, quindi una fascia d'età dai 13, 14, 15 anni, quindi sai, un'età molto particolare di crescita, di sviluppo, quindi le amicizie, i primi amori e quant'altro, dovranno confrontarsi con questa con questo tema dei superpoteri che nascono dalle loro più grandi paure e quindi il modo di poter affrontare le loro paure e superarle affinché questo limite possa diventare un superpotere, una risorsa, esatto. Raccontiamo un po' la trama. C'è Jack, che è il protagonista, che all'improvviso scopre di avere questo potere sovrannaturale, questo superpotere. Lui viene ammesso a una particolare scuola prestigiosa elitaria, dove comincerà a fare amicizia, a conoscere i suoi nuovi compagni di classe, di stanza e quant'altro, finché un giorno si renderà appunto conto di avere il dono di poter volare, e che poi lui sarà bravo a ricollegare alla sua più grande paura, che è quella dell'altezza. E non voglio spoilerare fin troppo, però così però come lui poi diventano, sì, anche tanti altri suoi compagni e personaggi scopriranno di avere questi poteri collegati alle loro paure. Chi riesce ad affrontare e superare la loro paura con una forza di volontà consistente riesce a sbloccare questo potere nel modo opposto alla paura. Faccio sempre l'esempio della luce e del buio. Se ho paura del buio e voglio affrontare la paura del buio, riesco a generare la luce, cioè quello che sconfigge la mia paura. E invece poi ci sono altri che si abbandonano alle loro paure e quindi diventano la paura stessa, e il che li porta poi a logorarsi e quant'altro. Quindi il messaggio che tu lanci nel tuo libro in realtà è un messaggio molto bello, no? Quello di come trasformare le nostre fragilità in punti di forza. Sì. Come ti è venuta questa idea? Mi è venuta, come un po' tutte le ispirazioni, da vita vissuta, da esperienze vissute. Poi devo dire che la molla che ha fatto scattare tutto è stato quel periodo terribile per tutti noi, che è stato il Covid. Durante la pandemia io ho mia madre, che è un'insegnante, e l'aiutavo, assistevo alle video lezioni che faceva, e mi ritrovavo a guardare gli occhi di quei ragazzi attraverso uno schermo che erano praticamente spenti, e pensavo a quanto stessero perdendo della loro vita, amicizie, una gita, un gioco, e chiusi in casa ovviamente, e da lì ho cominciato a capire che qualcuno stava purtroppo sviluppando qualche problema di ansia, di paura, magari dovuto anche alla convivenza forzata con membri della famiglia, che ne abbiamo sentite tante, diciamo così.
E quella è stata la molla che mi ha spinto a voler fare qualcosa per i ragazzi. Sì, però la tua scelta, oltre ad essere bella, diciamo, è anche un po' stata coraggiosa, no? Un po' temeraria. Tu hai fatto questa scelta anche di parlare oggi delle fragilità, che non è un argomento di cui parlano in molti, no? Perché noi viviamo in una società dove tutti vogliamo essere perfetti, cerchiamo la perfezione, quindi nessuno poi è così disposto a parlare delle proprie fragilità. È per questo che ho provato a rendere il tutto un po' più giocoso e fantasioso, perché ecco, il mio obiettivo sarebbe proprio quello di spingere il ragazzo, ma devo dire che anche persone un po' più adulte che hanno avuto modo di leggere il mio libro ne hanno trovato qualche beneficio, sì. E il mio obiettivo era quello di spingere appunto i giovani ragazzi anche in una fase di gioco a mettere sul banco le loro fragilità. Cioè, non lo so, il nostro protagonista Jackson Accettarle. vola perché ha paura dell'altezza, delle vertigini. Magari un bambino che leggendo questo libro vuole giocare col fratellino un pomeriggio, giochiamo a supereroi. Dice, io ho paura del buio, come dicevo prima, no? Io ho paura del temporale. Allora, quale potrebbe essere il mio superpotere? Questo. E quindi spingerli a confrontarsi già in tenera età con le loro paure, con le loro fragilità. Perché poi molti dei personaggi hanno poteri derivanti da paure comuni, come può essere la paura di un insetto, di un animale. Poi abbiamo anche dei personaggi un po' più complessi, un po' più delicati da approfondire, che hanno delle paure che scaturiscono proprio da traumi di vita vissuta, quindi magari un disturbo alimentare piuttosto che un abbandono o altro. E questo per riuscire ad abbracciare quanti più ragazzi possibili affinché possano immedesimarsi il più possibile nei Sì, miei ma personaggi. soprattutto ai giovani, agli adolescenti. Io lo consiglio a tutti quelli che hanno paura e restano in silenzio provando paura. Quello Sta è peggiore. la cosa peggiore, perché se non riusciamo ad aprirci a parlare, sia con un estraneo che con una persona cara, che con chiunque. Sì, assolutamente. Non riusciremo mai a superare i nostri limiti, anzi, ci tireranno sempre più giù. Che messaggio che lancio appunto che siamo umani e quindi non perfetti e Assolutamente. pertanto dobbiamo anche imparare ad accettare, no, le nostre fragilità, le nostre paure, perché solo Assolutamente. così nel momento in cui le accettiamo e le riconosciamo riusciamo anche ad affrontarle, no, con più Sì. facilità. Grazie Nicola, grazie Grazie a per essere te, stato è qui stato un con me. piacere essere qui con te, con voi e Grazie. spero di rivederci presto, magari con un altro libro. Magari ce lo auguriamo. Compriamo il libro di Nicola De Falco, Fires, edito da Altro Mondo. Ciao.